cavallo di è stata organizzata in seguito all'incendio che è avvenuto alla piscina Iseo. La piscina Iseo era in gestione ad una società che, su segnalazione della prefettura, verso il comune di Milano, è stato segnalato delle infiltrazioni mafiose. Quindi è stato tolto, diciamo, la gestione della piscina a questa associazione, società, e affidata a Milano Sport. Sabato scorso, 9 ottobre, 8 ottobre, è stato dato fuoco. Quindi la presidente del consiglio di zona ha sentito tutti i capigruppo e all'unanimità si sono detti tutti favorevoli a questa manifestazione. È anche bello perché si è visto dalla destra alla sinistra insieme a manifestare contro la mafia, contro la criminalità. Certo, come consigliere di zona non è una cosa bella constatare che nel proprio quartiere avvengono determinati atti incivili. Il cittadino si aspetta sicurezza, tranquillità e diritto e soprattutto in questi termini di crisi di stare bene, quindi parliamo in soldoni, quello che si aspetta il cittadino. Il problema è se Milano può sopportare questo colpo, perché, come dice Borsellino, a Palermo loro vedevano i morti ammazzati per strada, qua è un pochino diverso, e il fatto che ci sia la criminalità all'interno delle istituzioni o comunque all'interno del tessuto civile, più le istituzioni devono trovare il modo, non dico di non farsi intimidire, ma di guardare con oggettività e con freddezza questi fenomeni e cercare di ripristinare uno stato di diritto, cercare di far vincere lo stato di diritto. Vedere che la reazione c'è stata così ampia, e devo dire, come dicevo all'inizio, davvero commovente, perché troppo spesso si dice non si reagisce davanti a questi atti. La serata di oggi invece è la dimostrazione che quando si vuole, quando si può, i cittadini uniti sanno dire fortemente no. Manifestazione importante, devo dire che non credevo che ci sarebbe stata tanta gente, perché Milano non è abituata a reagire a queste intimidazioni, perché non abbiamo un allenamento a capire, a valutare la gravità di quello che accade. Quello che è accaduto è gravissimo, tutti si rendono conto del salto di qualità. Non c'è stato un bar privato che è stato incendiato, che già è fatto grave, ma c'è stata una struttura pubblica del comune che è stata data alle fiamme quasi con la firma. E questo senso di impunità, di aggressività, di tracotanza è stato condannato con questa manifestazione. Sentire i bambini che dicono fuori le mafie dai nostri quartieri può sembrare ascoltare un atto di ingenuità, però credo che sia una cultura che si sta costruendo di ostilità sociale nei confronti delle organizzazioni mafiose. Non c'è aria per voi, non ci sono bar dove potete riunirvi per pianificare estorsioni, non ci sono posti pubblici nei quali potete tranquillamente parlare e programmare i vostri delitti senza che la gente se ne accorga. Siamo qui con gli occhi puntati, abbiamo capito qual è il livello della minaccia e dell'intimidazione. È il comune l'obiettivo di questa intimidazione, è la struttura pubblica, è l'amministrazione. E non potremo non rispondere, l'amministrazione ha fatto benissimo, il consiglio di zona, ha fatto benissimo la presidentessa, ha fatto benissimo, non lo devo dire io, ma sta nella riuscita della cosa, hanno fatto benissimo i partiti uniti a reagire, a far capire che
non c'è nessuno che sia disposto a chinare la testa o a prendersi un voto in più da parte delle organizzazioni criminali. Questa è una grande risposta. Questa è una grande risposta. E Libera sarà sempre accanto a coloro che si mobiliteranno per difendere Milano e tutte le aree di Milano e tutte le zone di Milano, non dall'infiltrazione, perché ormai non si tratta più di infiltrazione, ma dalle pretese mafiose di ottenere dei vantaggi e di poter intimidire liberi cittadini e libere istituzioni. Bravo. È una gran tristezza vedere un sacco di bandiere tutti esposti in prima fila, quando forse le uniche bandiere che ci devono essere erano quelle di Libera, che erano le uniche coerenti. Vedere le bandiere della Lega Nord e di Berlusconi è veramente una roba da vomitare, ma anche le altre erano abbastanza ridicole, non servivano. Se vogliamo coinvolgere i cittadini, le bandiere non servono. Vediamo cosa proporre, speriamo di non vederci questo cavolo di palazzetto così per i prossimi 10 anni, perché è quello che temo. Il problema è che qua ci sono delle scuole, io ho 2 figli, vanno a scuola qua, tutte e due. E non è bello, no, sapere che comunque delle aree così, che sono delle potenzialità per la zona, vengono abbandonate, perché questa era un'area già abbandonata da qualche mese. Speriamo che il comune reagisca e faccia vedere che esiste e che non siamo in mano all'andrangheta. Poi le parole lasciamo alle politiche.